sentirla. Marianna, dici qualcosa? Sì, allora saluto tutti prima di tutto e vi ringrazio per essere qui di sabato. Esatto. Spero di esservi utile perché credo che abbiamo sempre bisogno di condividere buone pratiche e scambiare tra di noi il più possibile materiale e attività già provate in classe che funzionano. Mi presento brevemente dicendo che insegno inglese LS nella scuola secondaria di secondo grado a Bolzano, ma ho avuto anche esperienza anche come insegnante di italiano L2 qui a Bolzano e ho lavorato nel centro linguistico. E quindi conosco bene la realtà degli studenti con background migratorio che arrivano in Italia, quindi di nuovo arrivo, oppure che sono di seconda e terza generazione, che quindi vivono in una famiglia immigrata, che però sono nati e cresciuti qui in Italia ed hanno altre problematiche rispetto a chi arriva. Nel mio intervento di oggi cercherò di essere più pratica possibile perché ci servono degli interventi pratici e diciamo che il mio obiettivo è quello di presentare l'utilità delle immagini in classe, nella classe di italiano L2-LS, rivalutare l'immagine in quanto vorrei sfatare le convinzioni comuni che le immagini servano soltanto in fase di alfabetizzazione, e io non credo che sia assolutamente vero, o perlomeno non solo nella fase di alfabetizzazione, e che quindi vadano bene soltanto per livelli linguistici più bassi. E vorrei anche sfatare l'altra convinzione che le immagini servano soltanto come ausilio al testo scritto o per semplificare un testo scritto. Servono d'ausilio, ma non solo. Quindi sono qui un attimino per sfatare queste due convinzioni. Quindi, diciamo che vorrei affrontare le immagini, l'importanza delle immagini, il potere che le immagini hanno in classe, capire un attimino perché usare le immagini e soprattutto differenziare, vi farò vedere un'immagine e sfrutterò unicamente un'immagine per cercare di far parlare gli studenti in classe, perché dall'immagine noi arriveremo all'abilità del parlato, quindi alla produzione orale. Quindi direi che possiamo iniziare dicendo perché utilizzare le immagini in classe. Ci sono tantissimi motivi per poterle utilizzare. Perché sono immediate, perché sono universali, le capiscono tutti, è inutile. Hanno un grande potere, quindi, oltre a favorire la motivazione, questo prima di tutto. Hanno una usabilità grande e quello che mi piace molto e che ritrovo in questa definizione è che cos'è un'immagine? L'immagine non è altro che un testo senza parole. E diciamo che il compito principale ce l'ha lo studente. Lo studente deve porre queste parole, deve trasformare l'immagine in parole. Però come lo fa? Lo fa con i suoi mezzi. Quindi se è uno studente che conosce pochi vocaboli, utilizzerà pochi vocaboli. Se uno studente è di un livello avanzato, lo farà a modo suo, utilizzando un linguaggio più avanzato. Questo mi piace molto, quindi l'inclusività delle immagini, perché non scoraggiano lo studente, lo studente non viene scoraggiato dalle sue conoscenze basse o alte che siano, ma comunque si butta nella descrizione delle immagini, si butta nel cercare di descrivere l'immagine e quindi di mettere in atto le sue potenzialità, le sue abilità, le sue conoscenze. Un'altra cosa dell'immagine che mi piace molto è che noi utilizziamo l'immagine, in generale quando io ho l'approccio al materiale didattico, non penso immediatamente alla lingua o alla grammatica da insegnare.
ma quando utilizzo un'immagine o anche un video, penso che dietro ci sia una storia. Quindi la utilizzo anche per far parlare, per stimolare la discussione e le opinioni e quindi per far ricostruire anche questa storia. Quindi quando presenterò le immagini non saranno un ausilio, ma saranno il punto di partenza, l'input per la discussione e quindi per il parlato, ma saranno anche il mezzo che mi permetteranno di costruire la storia che io voglio a far costruire agli alunni. Quindi io credo che le immagini siano accessibili, fruibili, quello abbiamo detto adesso, universali, il contenuto è anche cariche di contenuto esplicito e soprattutto sottinteso. Abbiamo detto che c'è una storia dietro le immagini, quindi per questo intendo contenuto sottinteso. Favoriscono l'inclusione per il motivo che appena ho spiegato, la riflessione, perché comunque l'immagine fa pensare, il confronto tra pari, il confronto in plenum e l'interpretazione soprattutto. Quindi quando si interpreta un qualcosa lo si discute poi con il resto del gruppo, il resto della classe. E per i livelli più bassi ovviamente l'esposizione può essere guidata, dipende da livello. Questo sfrutta, diciamo, la metodologia del bottom-up, cioè io parto dal basso perché offro l'input visivo, che è l'immagine, e l'elaborazione delle informazioni, in questo caso l'elaborazione della lingua, avviene nel frattempo. E dopo abbiamo la produzione orale. A differenza del top-down, che invece si trova a sinistra dello schermo, in cui parto da dei dati che richiamano le preconoscenze. Quindi immaginate di avere un testo scritto, e immaginate di aver affrontato un determinato argomento, io richiamo nei ragazzi delle preconoscenze. Questa è la metodologia top-down. L'immagine favorisce il bottom up, cioè dal basso all'alto, quindi ho l'input e senza avere alcuna preconoscenza richiamo quello che già so e passo poi alla produzione orale. Questo mi piace molto perché non è necessario essere preparati, non è necessario avere delle conoscenze già, non è necessario richiamare preconoscenze che sono state trattate, quindi posso utilizzare le immagini, diciamo, in qualsiasi momento della mia didattica o durante l'anno scolastico, l'anno formativo. Adesso, prima è già apparsa, vi propongo questa immagine, che secondo me è un potere molto evocativo, e direi di potete utilizzare la chat se volete. Io proietto di solito questa immagine, l'ho utilizzata in classe e piace molto anche perché è stata sfruttata a livello commerciale un po'. Qualcuno di voi la conoscerà sicuramente, l'avrà vista o la conoscerà per propria cultura generale. Io di solito pongo la domanda, proietto questa immagine e parto con una domanda, con le domande del dove, quando, chi, che cosa. Quindi porrei a voi la domanda, dove è stata scattata questa foto secondo voi e quando è stata scattata questa foto secondo voi? Potete utilizzare la chat. Sì, già c'è qualcuno che risponde. Tranquilla che te lo dico io. Allora, okay. USA a Parigi, quindi USA United States of America, quindi America a Parigi, fine Seconda Guerra Mondiale. Ok, continuate a scrivere che vi leggiamo. New York. Sì, stiamo raccogliendo un po' di... Sì. Stiamo elicitando, quindi questa diciamo è la fase dell'elicitazione. Stati Uniti, Seconda Guerra Mondiale, San Francisco, 1945, Marta. Mm-hmm. A Roma alla fine della guerra, fine Seconda Guerra Mondiale, l'ho vista in film Letters to Juliet. Parigi, fine Seconda Guerra Mondiale. Okay. Di ritorno dalla guerra. Tanti di voi si sono avvicinati. Liberazione, che okay, la liberazione fine Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti, New York 1945.
Ok, direi che possiamo anche. Sì, possiamo svelare l'arcano. Allora, sì, direi che si tratta del 1945, quindi fine della Seconda Guerra Mondiale, siamo a New York in Times Square, precisamente. Quindi si raccolgono le diverse opinioni, quindi i ragazzi possono dire il dove e il quando secondo loro, e poi si passa al chi. Chi è ritratto nella foto? Chi è l'uomo che vedete? Chi è la donna? Se avete trattato le professioni, potete diciamo chiedere ai ragazzi se non, che professione svolgono, chi è l'uomo ritratto, chi è la donna ritratta. Potete lo stesso scrivere adesso. Una ragazza di ritratto. Marinaio infermiere, sì. Un marino un'infermiera, lui un marine, lei un'infermiera, marinaio infermiera, quindi sì, tutti. Sì, diciamo che avete tutto indovinato, però i ragazzi rispondono. Io ho avuto una ragazza che ha risposto, lei è una ballerina. Le ho chiesto perché, allora mi ha fatto notare il piede, la postura e tutto, ok? Quindi può uscire di tutto. Quindi l'importante è che non è la risposta giusta o sbagliata, fornire una risposta giusta o sbagliata, perché tutto può essere giusto o sbagliato in questo senso. A noi interessa che parlino, che esercitino la produzione orale, quindi va bene che dicano ballerina, va bene che dicano infermiera, marinaio. Quindi va benissimo questo. Quindi questa io la utilizzo come fase dell'elicitazione, quindi nella globalizzazione pongo queste domande aperte in plenaria e loro rispondono. Quindi raccolgo le opinioni così come ho fatto con voi. Questi sono i riferimenti. Ovviamente dicendo che non esiste una risposta giusta, o perlomeno c'è la risposta giusta, però loro non devono avere il timore di esprimere altre opinioni, perché sono in classe per imparare, per confrontarsi. Quindi questa è la fase dell'elicitazione che ho appena detto, poi passerei ad un lavoro in coppia, quindi li farei lavorare in coppia, sempre utilizzando l'immagine e le informazioni che sono venute fuori, però nella fase della riflessione gli do una guida, nel senso che chiedo loro di pensare a coppie quali domande si pongono, quali altre domande si porgono in questione alla fotografia. Quindi gli do questa costruzione linguistica come esempio. Mi domando. Quindi loro devono utilizzare questa formula. Mi domando, quindi il verbo riflessivo seguito da una interrogativa indiretta. E fornisco loro proprio questi esempi. Posso chiedermi, mi domando dove? Mi domando come, mi domando perché, eccetera. Quindi mi domando dove la foto è stata scattata, e abbiamo già risposto insieme. Mi domando quando, io avevo preparato così degli esempi, quindi raccogliamo le loro opinioni e dopodiché io fornisco i miei esempi dicendo mi domando quando la fotografia è stata scattata, oppure mi domando se i due ragazzi sono sposati, possono venire fuori altre domande che stanno appunto dietro la storia che mi sono costruita personalmente, oppure mi domando se il ragazzo si è prima lavato i denti, possono venire fuori delle belle domande non scontate che quindi vanno oltre il dove, il quando, il chi e il che cosa. Ovviamente non abbiamo detto che cosa stanno facendo, però si può un attimino cercare di ricostruire la storia. Questi ragazzi si sono rincontrati dopo la Seconda Guerra Mondiale e magari si raccolgono, soprattutto penso agli studenti adolescenti, può venire fuori una storia ricostruita da loro, possono confrontarsi con quello che può essere accaduto in quel momento. Un'altra domanda può essere, mi domando se sono ancora vivi, cioè le possibilità di discussione sono infinite. Dopo aver raccolto anche queste domande in forma indiretta, a questo punto, io fornisco un esempio, però cerco... questo esempio mio lo faccio leggere alla fine, però cerco che loro in fase di sintesi le coppie ricostruiscano quello che è venuto fuori utilizzando queste espressioni che servono per esprimere la nostra opinione, quindi per me, penso,
mi sembra, immagino, o secondo la mia opinione, questo diciamo ad un livello un po' più avanzato. Quindi la fotografia la posso sfruttare a più livelli linguistici e penso alla fase della sintesi per studenti che non hanno conoscenze elementari, ma che potrebbero annoiarsi durante queste costruzioni semplici, ma invece anche loro possono dare il loro contributo esprimendosi o utilizzando queste espressioni. E quindi alla fine loro dovrebbero ricostruire, secondo la propria interpretazione personale, la storia che c'è dietro la fotografia. Io adesso ho scritto il mio testo secondo la mia opinione, però le coppie poi si possono confrontare tra loro leggendo quello che è venuto fuori. Questo, diciamo, quindi da produzione orale si passa leggermente a una produzione scritta, che serve lo stesso per parlare e discutere, quindi è scritta ma soltanto per un breve momento, per un breve periodo. In realtà può anche poi diventarlo orale, quindi perché esprimiamo la nostra opinione utilizzando queste immagini. Allora, io per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini ho dei siti che ovviamente oltre Google Immagini che utilizziamo tutti, ma Pixabay offre delle immagini sicure e gratis, anche tante immagini tratte da opere d'arte, e quindi utilizzare immagini di opere d'arte in classe è estremamente utile, quindi utilizzo Google Art, Europeana Collection, date un'occhiata perché è veramente utile. Pinterest, fate attenzione, utilizzatelo voi, farlo utilizzare agli studenti si devono iscrivere, però come insegnanti consultatelo perché spesso ci sono delle ottime idee e anche ottime immagini, soprattutto ho guardato qualcosa sulla street art, è ricchissimo di immagini da poter utilizzare in classe. E poi non so se questo link funziona, posso provarci? No, non va. Pensavo andasse, ma ho fornito questo link che utilizza praticamente un random image generator. Se ci andate fornisce delle immagini a caso. Io clicco e scorre in banca data di immagini che vengono proiettate. Se non mi piace l'immagine proiettata, passo avanti. Mi dispiace che non funzioni e che non vada, comunque potete provarlo da soli. Questi sono i siti che diciamo utilizzo, che potete provare a... Non so voi quali siti utilizzate per le immagini, comunque fate attenzione perché devono essere immagini interessanti che possano far parlare. Se volete io posso condividere con voi altre immagini, vediamo se ci riesco, oltre quella proposta. Credo che anche questa è di Bruno Catalano, questa scultura, e anche qua immaginate che cosa si può dire su questa immagine, si può veramente condurre un'intera lezione, secondo me, ovviamente da adattare con il livello dei vostri studenti, ma credo che dietro ci sia, si possa lavorare moltissimo. Quindi si chiama il viaggiatore, i viaggiatori si chiamano le sue sculture, e pensate all'immigrazione, pensate a... si può dire tanto. Questa è un'immagine ricca di significato sottinteso, che quindi potete utilizzare tantissimo. Io questa l'ho utilizzata seguendo esattamente la stessa procedura con l'immagine del bacio che avete visto. E immaginate di avere in classe, abbiamo diverse realtà, studenti che provengono da diverse parti del mondo, quindi può davvero scaturire una discussione interessante, tanto. Un'altra immagine,
che ho utilizzato è questa. Questa è la campagna Disney sulla violenza contro la violenza domestica. E, potete semplicemente chiedere l'opinione dei vostri studenti, che cosa vedete, che cosa rappresenta, eccetera, eccetera. E quindi anche lì c'è l'argomento della violenza domestica e personale contro le donne, e anche qua si può discutere tanto, sempre ponendo, sempre partendo quindi dal bottom up, quindi partendo dal basso, lo stimolo dell'immagine, per poi elaborare la lingua e arrivare alla produzione orale. Un'altra immagine che secondo me è lo stesso, fa parlare tanto, è questa, non so se la conoscete, è comunque a concorso per Miss Italia, e quindi vedete la protesi, vengono anche bellissime riflessioni dagli adolescenti, soprattutto su questa tematica, e quindi chiedete loro se è giusto o non è giusto, cosa ne pensate o no, e può venire fuori anche qua una discussione accesa. E l'ultima immagine che vi propongo non è da meno, anche qui, tutti che utilizzano lo smartphone è la persona che annega. Anche da qua, diciamo, può venire fuori un bel po' di confronto tra pari e non. Sì, magari diciamo possiamo anche chiedere, ad esempio adesso in chat, scegliere un'immagine e quindi chiedere che cosa potrebbero fare, che cosa si potrebbe fare con una di queste immagini. Ad esempio questa immagine, non so, come la usereste? Cioè... Io l'ho usato per anche quella tematica dell'empatia. Mm-hmm. Quindi nel momento in cui si vuole parlare di empatia, che cosa provi guardando questa immagine? E viene fuori tanto. Perché chi si butta nella prima opinione, oppure chi ci riflette, sulla tematica dell'empatia, questa oltre ovviamente a immaginare, a ipotizzare il perché, o tu se fossi nei panni del avresti fatto lo stesso, quindi possono venire fuori diverse attività, oltre quella che ho già messo in campo. Sì, in questo caso si eserciterebbe un po' il periodo ipotetico, no? Sì, in questo caso il periodo ipotetico, quindi anche altre strutture, ma anche le interrogative dirette qua vanno bene, direi. A questo punto possiamo anche, diciamo, ti leggo qualche osservazione. Mm-hmm. Allora, c'è Alessandra Pasqui che dice, allora, l'interrogativa indiretta, quella che ha presentato, diciamo, con le immagini. Sì. Con congiuntivo e per un livello avanzato, quindi... Sì, col congiuntivo sì. Bene, sì. Sì. C'è Silvia Primi, un po' provocatoriamente chiedo a quale livello lo proponi e come fare con studenti che non hanno un'enciclopedia sufficiente. Credo che faccia riferimento ovviamente sempre all'immagine che hai presentato. Sì, 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 ci fermiamo ovviamente al dove, al quando e al chi. Quindi... lei è un'infermiera, lui è un marinaio, sono a New York. Cioè è ovvio che a seconda del livello linguistico che ho di fronte si semplifica il tutto, facilito il tutto. Non andrò a ricorrere all'interrogativa in diretta in questo caso, no. Però mi fermo al vocabolario, quindi è una struttura grammaticale che rimane... al presente indicativo, e quindi il soggetto, il verbo, e non vado oltre, chiaramente. Però mi sarà utile anche per questo. Posso fornire dei modelli in questo caso. Se proprio a un livello base posso verificare il tutto scrivendo io il testo semplificato e poi dopo il confronto proiettandolo, e quindi in modo tale che rimanga un qualcosa di scritto per essere rivisto in seguito. Però è chiaro che il tutto viene tarato a seconda del livello. Ecco perché le immagini. Ok, poi c'è Hamadia Grebi, secondo me è importante determinare prima che livello, vabbè, l'osservazione che hai fatto tu, è destinata all'immagine, perché qui ci vuole un bel repertorio lessicale per la descrizione ed anche conoscenze di altre discipline tipo storia, ad esempio.
Non è detto, perché abbiamo detto che tutte le risposte possono essere, noi siamo in, stiamo in una classe di lingua, no? Stiamo facendo italiano L2 e LS, tutte le risposte per me sono valide, non vado a verificare, è ovvio che poi fornisco l'informazione giusta, storica giusta, però nel momento in cui i ragazzi utilizzano la lingua l'importante è che si esprimano bene e che riescano a comunicare. Sì, magari diciamo anche che si esprimano fondamentalmente, sì. No? Poi... Sì. Cioè, che producano lingua, in un certo esatto, senso. Esatto, esatto. Ok, poi c'è sempre Alessandra Pasqui, forse sarebbe carino proporre l'interrogativa con chissà se una struttura semplice ma vicina al parlato. Quindi sì, anche, sì, più sì. Vicino al parlato, sì. Marinella Olibet, non sarebbe interessante mettere a confronto due immagini, magari in questo caso partire dalla postura del bacio e metterla in relazione ad un'altra più artistica? Certo, ho detto le opere d'arte sì, offrono tantissimi spunti. Sì, addirittura magari si potrebbe ad esempio diciamo anche modificare l'immagine presentandola con un puzzle a pezzettini, no? Oppure trovare le differenze. Esatto, anche. Loro devono ricostruire diciamo il puzzle e quindi alla fine scopriranno praticamente si tratta sì, ci sono infinite possibilità. Ok, allora, spesso lo studente nella sua descrizione prova ad adattare il suo repertorio linguistico a quello che vede, quindi spesso l'obiettivo nel proporre un'immagine non è raggiunto o non è idoneo alle aspettative dell'insegnante. Ecco perché noi dobbiamo utilizzare dei modelli, cioè è chiaro che utilizza le sue risorse, se non ne ha abbastanza utilizza il vocabolario che già ha. Però il confronto con i pari e l'utilizzo di altre espressioni un po' più avanzate è chiaro che non si vedrà nell'immediato il progredire dello studente, ma l'importante è che sia esposto anche ad altre espressioni più avanzate. L'intento è questo, anche il confronto tra di loro. Allora, poi c'è sempre Silvia Primi che dice, insisto, se uno studente non sa cos'è la Seconda Guerra Mondiale, vabbè. Non importa, glielo diciamo noi quando è finita sì, la lezione. Molte volte alla fine diciamo, soprattutto diciamo in questi casi di produzione, qual è il nostro obiettivo fondamentalmente? È fare far parlare, quindi sì. Ad esempio non è dare la risposta giusta, non è diciamo quello di esprimersi in modo corretto, ma il nostro obiettivo è quello di far sì che gli studenti si esprimano, cioè sì, che si espongano, perché quindi alla fine se dicono non è la Seconda Guerra Mondiale, è la guerra in Vietnam, per esempio, per assurdo, ok? A me non interessa, l'importante è che abbia espresso la sua opinione. Comunque fondamentalmente esprime la sua opinione, sì. Produce lingua, poi magari glielo si dice. Poi glielo si dice, certo. Ti colma, diciamo, la lacuna che è venuta a mancare. D'accordissimo. Okay. Poi c'è Monica Schiavolin, sono d'accordo con Marianna che non si deve necessariamente avere un background storico. Poi c'è Maria Cristina Sordilli. Allora, come scegli le immagini? Pensi prima alla struttura grammaticale che vuoi far praticare, alla funzione comunicativa, agli interessi degli studenti, al loro profilo, provenienza e conoscenza pregresse? Penso che con gli adulti e queste immagini viste ci sarebbero più criticità. Sì, con gli adulti, soprattutto con certe provenienze etniche, bisogna fare un po' più attenzione. Rispetto alle immagini che ho proiettato, però bisogna diciamo selezionarle con un po' più di cura, cercando di non urtare la sensibilità di nessuno. Parlo degli adulti, però credo che siano abbastanza neutre quelle che ho proiettato. Sì, nel momento in cui le scelgo penso agli interessi degli apprendenti e anche alla produzione linguistica, quindi poi adatto la grammatica e le strutture linguistiche, diciamo che vengono dopo. Mm-hmm. Sì, ok, poi c'è Monica Schiavolini, l'uso delle foto è uno strumento potente e viene comunemente usato per la speaking practice nell'insegnamento delle due di tutte le lingue. Sì. Poi sì, cioè, sempre a seconda del livello si elicitano vocabolari e strutture conosciute o che si vogliono insegnare. Poi c'è Lisa Nencioni, per quanto riguarda la correzione dell'errore in fase di produzione orale,
Questa è una domanda. Aspettare che lo studente abbia finito di parlare, quindi non correggerlo troppo durante la sua espressione, altrimenti poi lo blocchiamo. Ma questo penso che valga un po'... dovrebbe essere una regola, interromperlo troppe volte durante l'esposizione orale poi lo inibisce, quindi cerchiamo di correggere gli errori principali una volta che ha finito di esprimersi, secondo me. Sì, poi c'è Mariano Malvuccio che ha un dubbio e può ripetere la struttura top-down, cioè può ripetere il concetto legato alla struttura del top-down? Sì, quindi quello che non riguarda le immagini. Il top down è praticamente il richiamare le conoscenze pregresse. E quindi immaginiamo di avere, è praticamente questo sulla sinistra, quindi parto dall'alto e richiamo la mia conoscenza. E poi arrivo ai fatti. Però immaginate di avere un testo specifico, con vocabolario, con microlingua, e di aver già trattato la microlingua precedentemente. Quindi è un top down, perché parto da richiamo le mie preconoscenze, quindi ho necessariamente bisogno di queste preconoscenze per risolvere il problema. Invece con l'immagine parto dal basso. Do lo stimolo che può essere visivo, che può essere uditivo, elaboro l'informazione e dopo mi esprimo. Quindi diciamo che l'informazione viene elaborata con l'aiuto del dato e quindi dell'input. Questa è la differenza. Spero sia più chiaro. Sì, ok. Allora, ci sono altre domande e osservazioni. Allora, c'è Jin Kai dove dice solitamente io i loro errori li scrivo su un foglio mentre lo studente sta svolgendo il suo discorso. Benissimo, sì. E poi alla fine sì, si anche evidenzia. se qualche volta potrebbe, diciamo, ok, chi ci riesce va bene, però diciamo il fatto che io stia scrivendo, insegnante, qualcosa mentre lo studente mi sta parlando, potrebbe lo studente sentirsi un po', diciamo, poco preso in considerazione, magari dipende anche dal carattere dello studente. Sì, Alcuni, infatti. diciamo, potrebbe anche dare fastidio in un certo senso. Come strategia, alcune volte chi ha una buona memoria riesce, A cioè, magari, ricordare diciamo, tutto, sì. ricordare un po' i vari errori, ovviamente non tutti, oppure potrebbe essere anche un consiglio quello di registrare, diciamo, un po' quella che è la conversazione in modo da risentirla dopo. Anche diciamo una cosa divertente, carina, risentire le proprie voci poi dopo Sì, successivamente. sempre chiedendo il permesso agli studenti, questo Certo, è sì. ovvio, certo, cioè ovvio che poi dopo diciamo l'audio rimarrebbe, Un verrebbe. documento, certo, materiale autentico da poter riutilizzare, certo. Ok, sì, Ginka dice in un'aula universitaria è difficile visto il numero degli studenti, certo. Ok, Questo poi c'è non. Monica Schiavolin, dice: a mio parere il top down parte dal presupposto che l'insegnante sa di più. Il bottom up è più condividere l'insegnante sa la lingua e come e cosa fare con la lingua, ma può avere a che fare con adulti molto competenti a cui manca solo la lingua. Sì, è un'osservazione, diciamo. Sì, vedetela dal punto di vista dello studente, questo processo. Alla fine è un processo. È chiaro che con il top down è lo studente che ha più strumenti e più conoscenze e quindi sfrutta la conoscenza che già ha. Nel bottom up non ha tante conoscenze, quindi non ha tanto vocabolario e utilizza soltanto le sue preconoscenze. Questa è la differenza. Sì, ok, va bene, vediamo un po' se ci sono altri commenti, se non ci sono altri commenti direi che possiamo passare al secondo intervento. Ok, vi Allora, c'è ringrazio Giudy allora. Boghigno, sì, un attimo solo, c'è Giudy Boghigno che dice, anche se possono fare due gruppi, uno fa delle domande e l'altro risponde, Certo, bene voi, sì. certo, diciamo questo è un modo Per creativo renderlo di più svolgerlo, sì, per comunicativo, sì. fare in modo che comunque un gruppo si eserciti, diciamo, su una funzione che è quella di fare le domande, l'altro Sì. invece cerca di rispondere, quindi anche quasi come una sorta, diciamo, di competizione. Certo, perché abbiamo tutti classi a livelli differenziati, quindi è ovvio chi sa di più, chi sa di meno.
Ok, c'è Monica Schiavolin che ti fa i complimenti, grazie Marianna per aver condiviso un ottimo lavoro. Ok, Monica, potremmo avere la tua presentazione? Sì, Monica, come lo dico anche a tutti gli altri, domani riceverete un'email tramite la piattaforma Zoom, mi raccomando, controllate sempre anche la cartella degli spam, dove all'interno dell'email troverete il link per scaricare il PDF di Marianna e non solo, anche quello di Patrizia Ronchetti che a breve comincerà il suo intervento. Amadia Grebi, allora, diritto di immagine e finalità didattiche, mi sembra importante accennare. Sì, certo, per questo parlavo di Pixabay, dove si possono liberamente utilizzare le immagini, altrimenti, come ho fatto io con la prima immagine, citare sempre la fonte. Quello sì. Sì, questo è importante, citare sempre la fonte in modo tale... Sì, da non incorrere. Sì, sì. Ok, Anna Garruto, grazie Marianna, davvero molto interessante, utilizzabile a più livelli. Grazie a voi. Grazie Marianna, interessantissimo il tuo intervento. Monica Schiavolin, Marianna, potremmo avere una tua email per condividere idee e materiale al di fuori di questo momento? Sì, avevo anche proiettato i contatti nel momento in cui riceverete il PDF. Sì, lo troverete. Ci sono anche i miei contatti. Vi faccio vedere un'ultima volta, sono qua. La mia email è la prima. Ok, Laila Monir mi chiede di leggere la sua domanda, però non la vedo in Q&A, cioè in question and answer. Quale gentilmente, se Laila puoi scrivere la tua domanda all'interno della funzione Q&A, question and answer. Se non la leggo non è per cattiveria, ma sinceramente non cioè, mi è sfuggita tutto qui. Grazie, molto interessante. Peccato, ho perso tutto a causa di un temporale. C'è Natasha, non ti preoccupare, che poi dopo metteremo online la registrazione e potrete vederlo tranquillamente. Grazie mille, Marianna, molto interessante. Grazie a voi. Lisa Nencioni, ok. Laila Monir, non vedo ancora la tua domanda, quindi non so dove leggere la tua domanda. Se la puoi scrivere in chat, se non si riesce ad usare la funzione question and answer, puoi usare la funzione in chat. Sarebbe stato più importante mandare immagini che domande per lei, Monir. Ah, vabbè, fatto il simpatico. Ok, Q&A, mi domando se lei usa l'immagine solo per dare la lezione. Che senso, solo per... Non è chiara, diciamo, la domanda. Io la interpreto in questa maniera. Sì, si può sviluppare un'intera lezione, come abbiamo visto, partendo da un'immagine, sì. Ovviamente non da fare sempre, però... Ah, ecco, scusami un attimo. Allora, sì, questa. Allora, se solo per dare la lezione o anche per valutare? Per... Ah, ottima domanda. È ovvio che si farà una valutazione in formativa, quindi in itinere, quindi nel momento in cui li faccio lavorare in coppia o li faccio lavorare in piccoli gruppi, vado a valutare il loro intervento, il loro contributo, ma sarà sempre una valutazione formativa e non sommativa, la vedo così, perché comunque è discorsivo e comunque vedo l'intervento e la presa di parola e la discussione, quello. Sì, poi alla fine, diciamo, comunque anche le certificazioni utilizzano le immagini. Certo, per, in esame, in sede di esame orale. In sede di valutazione, diciamo, per valutare il livello, cioè per certificare il livello, sì. Io le utilizzo anche, diciamo, in test, diciamo, di controllo, dove faccio dei test con gli studenti, faccio la parte scritta e poi la parte orale, sì, si dà, diciamo, ovviamente l'immagine. Sì. Per cercare un poco di valutare anche la produzione orale, quasi un po' per simulare quelle che sono le certificazioni. O la capacità argomentativa, certo. Ok, Leila, oppure anche per valutare, è veramente molto interessante, ok. Va bene, io a questo punto direi che possiamo, diciamo, chiudere con Marianna. Marianna, okay, grazie mille per il tuo intervento, molto interessante. Ripeto, domani...